Buongiorno e bentornati nella pausa caffè del capoluogo. Questa mattina ospite della nostra trasmissione l'onorevole Luigi Deramo. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. A una settimana di distanza più o meno dal voto, Luigi Deramo mi sa che porta ancora le tracce, i segni della stanchezza? Una campagna elettorale impegnativa? Beh, è stata una campagna elettorale bellissima, piena di appuntamenti pubblici come non si ricordava da tempo in questa regione. Questa è la dimostrazione che la Lega è un partito di piazza, è un partito che chiaramente persegue in maniera sistematica il contatto diretto con gli elettori, con, nel caso specifico con gli abruzzesi, perché insomma credo che la rivoluzione del buonsenso si possa costruire soltanto attraverso un rapporto diretto con l'elettorato e con le persone che credono che una regione migliore e diversa sia possibile, quindi una grande campagna elettorale. Un'attenzione straordinaria sia dai media nazionali che immagino anche a livello politico nazionale, tant'è vero che Salvini è venuto qui in Abruzzo 9 volte e all'Aquila 3, quindi immagino le sue giornate in questo grandissimo tour dell'Abruzzo, lo ha portato praticamente ovunque. È quello che si chiede a un leader nazionale, cioè di guidare un'intera comunità politica che da 4 anni ha costruito il partito su tutto il territorio, e chiaramente questa elezione ha assunto anche un sapore di politica nazionale, ma io aggiungerei anche di politica europea e internazionale, perché tutti attendevano il risultato della Lega su queste elezioni locali. Soprattutto in una regione di centro-sud, di centro-sud, e poi la grande sfida che avevamo lanciato in campagna elettorale, cioè che attraverso la Lega avremmo cercato di riportare, nel momento in cui avessimo vinto le elezioni, l'Abruzzo a tornare a recitare nuovamente il ruolo di locomotiva del centro-sud, e quindi per ridare anche una visibilità, un peso, una importanza a questa regione da un punto di vista della politica nazionale, delle scelte di governo che saranno assunte da qua nei prossimi mesi. Quindi era una battaglia strategica per l'Abruzzo, ma chiaramente anche per la Lega. Che risultato si aspettava? Si aspettava di raggiungere il 27%? Ma noi prima delle elezioni avremmo firmato tantissime volte sotto questo risultato. È stato un risultato importante, significa che il messaggio politico e la proposta amministrativa è entrata perfettamente nelle teste e nei cuori degli abruzzesi, e questo per noi è motivo di grande orgoglio, perché significa che abbiamo saputo interpretare meglio di altri, sia all'interno della coalizione che fuori della coalizione, quelle che sono le priorità e le problematiche di questa regione e che giornalmente vengono avvertite e in parte anche sofferte dagli abruzzesi. Quindi, come abbiamo scritto e detto in più di una volta in questa settimana, sarà un governo regionale a trazione Lega. Che cosa sta chiedendo sui tavoli? Sappiamo che insomma la consultazione con il neo eletto presidente Marco Marsilio, in quota Fratelli d'Italia, come tutti naturalmente sapranno e ricorderanno, quale sarà? 3 assessori, vicepresidenza della regione e presidenza del Consiglio regionale? Ma questo sarà oggetto di riflessione tra il nostro coordinatore regionale, che chiaramente sarà affiancato anche da me, e dal presidente Marco Marsilio. Indipendentemente dai numeri, che sinceramente non mi appassionano moltissimo, credo che comunque la presenza importante all'interno del governo regionale della Lega dovrà essere corrispondente al risultato che abbiamo ottenuto. Insomma, d'altronde ce lo hanno chiesto gli abruzzesi, e gli abruzzesi hanno deciso che la Lega diventasse a tutti gli effetti il partito che rappresenti la colonna portante dell'intera coalizione. Quindi noi risponderemo con entusiasmo, con equilibrio, con determinazione al risultato elettorale, e cercheremo di mettere in campo le nostre migliori donne, i nostri migliori uomini, per essere operativi nel più breve tempo possibile e iniziare a trattare tante questioni che sono appese ormai da troppi anni.
come vengono scelti all'interno del partito le persone che andranno appunto a governare l'Abruzzo? Nel senso, ci si baserà sui numeri, ci si basa sull'anzianità dentro il partito? So che voi siete abbastanza militareschi in questo, no? È un'organizzazione molto, molto ferrea, verticistica. Ma innanzitutto si parte da un ragionamento su, diciamo così, sulle deleghe che dovrà interpretare la Lega attraverso la propria azione di governo. Avete già un'idea delle deleghe? Ma ci stiamo ragionando, insomma è motivo di grande riflessione in queste, soprattutto in queste ultime ore. Poi chiaramente in base a queste cercheremo di fare una sintesi che passi attraverso non solo le capacità delle donne e degli uomini che sono stati eletti, ma anche attraverso un giusto e necessario equilibrio di rappresentanza territoriale, perché insomma un partito che arriva quasi al 30% dei consensi ha il dovere di garantire una rappresentanza territoriale equa per tutte e quattro le province, quindi insomma cercheremo di essere omogenei, equilibrati nel dare rappresentanza e contestualmente operatività attraverso le nostre donne e i nostri uomini. Naturalmente, diciamo, avete diversi candidati che hanno preso più di 8.000 voti, quindi saranno loro probabilmente i primi ad essere presi in considerazione per questi posti di governo, tra cui tutti ci auguriamo il nostro aquilano Emanuele Imprudente. Ma sicuramente è un dato dal quale partire, che può essere inserito nel quadro più ampio delle valutazioni. La forza della Lega non sono le singolarità, ma la comunità politica. Noi ragioniamo, agiamo e ci comportiamo in molti come se fossimo un'unica persona, un'unica testa. E questo insomma si è visto anche in campagna elettorale, dove tutti hanno portato avanti una campagna elettorale non tanto a sostegno delle proprie persone, ma quanto a sostegno del partito e del progetto che il partito chiaramente esprimeva attraverso il programma. Nella conferenza stampa che c'è stata il lunedì pomeriggio, l'11 febbraio, con Salvini, subito dopo vi siete visti insieme a tutti gli eletti. Che cosa ha detto Salvini ai neo consiglieri eletti della regione? Perché abbiamo sentito anche in conferenza stampa che ha detto appunto: adesso mi raccomando, come a dire, adesso che si veda la differenza, che si veda la trazione Lega. Beh, innanzitutto ha ringraziato gli eletti, ma ha ringraziato anche i candidati e le candidate che si sono impegnati in questa campagna elettorale, non hanno raggiunto l'obiettivo della elezione. Poi chiaramente abbiamo iniziato ad affrontare le prime questioni che sono sul tavolo, come il problema relativo alla ricostruzione, alla occupazione, alla necessità di studiare, o meglio di applicare ciò che abbiamo già studiato prima dell'apertura della campagna elettorale, cioè un nuovo sistema economico per far ripartire le aree interne, concentrarci sulle difficoltà che oggi stanno vivendo ad esempio il porto di Pescara, l'aeroporto, i trasporti, insomma voglio dire i dossier sul tavolo sono tanti. E siccome la Lega è il partito dei fatti e non delle parole, da subito abbiamo cercato di costruire una scaletta di priorità rispetto alle quali tutti, compresi i non eletti, si devono impegnare per dare il proprio contributo e per cercare di essere risolutivi nel più breve tempo possibile. Chiaramente, ribadendo, sottolineando ancora una volta la totale vicinanza, disponibilità anche in termini operativi da parte dei deputati e senatori eletti della Lega, ma anche di tutti i sottosegretari e ministri che possono chiaramente dare e che devono dare il proprio aiuto quali uomini di governo a questa regione. Le altre forze politiche vi riconosceranno quindi la presidenza del Consiglio regionale e la vicepresidenza della regione, secondo lei? Ma anche qui questo è un po' uno schema da vecchia politica. Io ritengo che è giusto sottolineare una cosa diversa, e cioè che alcuni ruoli devono essere chiaramente oggetto di discussione, perché poi devono essere individuati e soprattutto tra virgolette assegnati alle rappresentanze dei partiti che compongono la coalizione. Ma credo che questo sia una cosa naturale, insomma si partirà dal partito che ha assunto più voti, che chiaramente indicherà e farà delle scelte, delle sottolineature
e io insomma, non credo che, al di là di quello che riporta qualche giornale anche online, non credo che ci saranno problemi di sorta. Lo stesso Salvini, anzi, alla prima conferenza stampa dopo la vittoria ha proprio sollecitato tutto il centrodestra, compreso il presidente Marco Marsiglio, a comporre nel più breve tempo possibile la giunta. Quindi adesso aspettiamo il responso ufficiale della Commissione Elettorale Centrale, che dovrà di fatto dichiarare le, l'ufficialità, la conclusione esatto delle, anche se si parla di qualche ricorso, esatto, ma sì, ho letto anche di questa ipotesi per, che non riguarda noi chiaramente, ma riguarda altri partiti che compongono la coalizione di centrodestra. Una volta che c'è questo, la conclusione di questo passaggio formale, tecnico, credo che nell'arco di poche ore nascerà la nuova giunta della Regione Abruzzo. Senta, la ricaduta sul comune, insomma, diciamo che L'Aquila è stata un po' tenuta dentro una palude in questi mesi, tante campagne elettorali hanno rallentato il governo della città, per il rimpasto di giunta si attendeva questa famosa elezione della Regione Abruzzo che finalmente ci sarà, e a questo punto ci sarà un rimpasto completo della giunta. Ma io chiederete, chiederete l'assessore in più? Io chiederò, o meglio, chiederò. Proprio questa mattina mi sono sentito con il sindaco, ci incontreremo nei prossimi giorni proprio per discutere di una serie di questioni, tra cui anche la naturale successione tra me e Emanuele Imprudente ed altri che entreranno a sostituirci. È di tutta evidenza che il partito... Ecco il caffè, scusa, benissimo, ottimo. Siamo ospiti questa mattina di Donna Zelinda, grazie mille. Grazie. Grazie. Il caffè al vetro, grazie, grazie mille. Grazie. Chiedo scusa, l'abbiamo ci mancherebbe. Quindi è di tutta evidenza che il primo partito italiano, il primo partito in Regione Abruzzo, assume in sé una maggiore responsabilità anche in termini di garantire un'azione amministrativa per il comune dell'Aquila sempre maggiore. E quindi insomma, noi siamo e ci mettiamo a disposizione per, così come è sempre accaduto negli ultimi due anni, per migliorare l'attività amministrativa. Se questo passa anche attraverso una maggiore rappresentanza del nostro movimento all'interno della giunta, chiaramente non ci tireremo indietro. Chi saranno gli assessori che entreranno? Ferella e Taranta erano quelli che aspettavamo da tempo che prendessero il posto suo e di Imprudente, è così, conferma? Ma proprio perché noi siamo una comunità politica, siamo abituati a ragionare insieme e le scelte vengono fatte insieme, quindi prima ci sarà l'incontro con il sindaco, cercheremo di comprendere come il sindaco abbia intenzione di ricomporre il quadro politico anche all'interno della giunta. Fatto questo, ci riuniremo e in maniera collegiale andremo a individuare le donne e gli uomini che saranno i nostri rappresentanti all'interno della giunta comunale. Abbiamo una fortuna che io ritengo che esprimiamo il miglior gruppo consigliare della maggioranza in termini di equilibrio, di affidabilità, di preparazione, di capacità di studio e anche chiaramente di capacità politica. Quindi ognuno componente del gruppo è nelle condizioni tranquillamente di poter ricoprire il ruolo di assessore, quindi sarà una valutazione che faremo tutti quanti insieme e andremo a scegliere quelle che riterremo le figure migliori per questo momento storico. È verosimile dunque che se doveste quindi vedervi accordato il terzo assessore in giunta, il sindaco possa chiedere una donna sui tre assessori? Beh, siamo sul campo delle ipotesi, insomma, donne o uomini per noi non fa molta differenza. L'obiettivo che perseguiamo sempre è quello di garantire la migliore espressione dell'amministrazione che passi attraverso la Lega. Ripeto, abbiamo donne e uomini che in maniera uguale potranno tranquillamente interpretare i ruoli di assessori e dare e garantire ancora una volta in maniera diversa e anche maggiore, visto anche il risultato che abbiamo ottenuto alla regione, che ci permetterà di esprimere una rappresentanza importante del governo regionale,
daremo quella spinta che serve per migliorare l'azione amministrativa del Comune dell'Aquila. Ma proprio a proposito di donne in giunta, di questa mattina l'articolo del collega Nardecchia sul Centro, che riporta una frase di Sabrina Di Cosimo, che ricordiamo essere stata, essersi vista ritirare le deleghe dal sindaco Biondi la scorsa settimana, che commenta: se mi fossi chiamata Luigi D'Eramo non sarei stata cacciata, e ne fa una questione di genere, ma cita proprio lei. Ma a me il gossip politico non mi appassiona. Il sindaco, se ha fatto questo tipo di scelta, cioè quella di ritirare la delega all'assessore Di Cosimo, avrà fatto le sue valutazioni. D'altronde il rapporto tra assessore e sindaco è un rapporto fiduciario, quindi nel momento in cui vengono meno alcune caratteristiche, il sindaco chiaramente, anche perché glielo permette la legge, revoca o conferma o sostituisce chi ritiene opportuno in quel momento debba essere revocato o sostituito, quindi ne possiamo prendere atto. Ho letto anch'io questa mattina la stampa e il passaggio della collega Sabrina Di Cosimo, che dice che se mi fossi chiamata Luigi D'Eramo le cose sarebbero andate in maniera diversa. Sinceramente non è un'affermazione che non ho compreso, però insomma, sinceramente ho altre cose a cui pensare che hanno un'importanza maggiore per la città e per questa provincia. Ricordiamo che la caratteristica particolare dell'assessore, a meno che non sia un assessore esterno, è che per andare a ricoprire il ruolo in giunta è necessario che si dimetta dal consiglio comunale. Sì. E quindi nel momento in cui vengono ritirate le deleghe, in effetti la persona che ha raggiunto un congruo numero di preferenze per andare a svolgere il ruolo di assessore si ritrova senza avere più un ruolo in amministrazione comunale, quindi insomma questa è un po' la caratteristica. E molto spesso lei mi insegna che il ritiro delle deleghe è un equilibrio politico fra il partito e il sindaco stesso. Ripeto, io credo che politicamente la questione debba essere affrontata, non so se la stanno affrontando, tra il gruppo consigliare che esprime l'ex assessore Di Cosimo e il sindaco. Chiaramente noi non possiamo che prendere atto di una decisione che il sindaco ha assunto. Purtroppo la legge prevede che per fare l'assessore e se si è eletto in consiglio comunale bisogna dimettersi, perché c'è totale incompatibilità tra il ruolo di consigliere comunale e quello di assessore. È un rischio che nel momento in cui uno accetta di entrare a far parte del governo cittadino assume. Nella mia esperienza politica mi è capitato, ad esempio quando ero assessore alla provincia, che nonostante avessi svolto pienamente il ruolo che mi era stato assegnato, a un certo punto l'allora presidente del Corvo mi ritirò le deleghe. Insomma, voglio dire, uno ne prende atto. Posso comprendere che a volte la delusione prevale sul ragionamento politico, sulle posizioni politiche, però insomma, purtroppo la politica è anche questo, insomma, è fatta anche di scelte che possono non sempre essere soddisfacenti o possono piacere. Ah, no, io invece mi ricordavo quando ci fu una frattura fra Tempesta e AN, e Tempesta le ritirò per 2 giorni soltanto, però le deleghe. Sì, è stata una cosa non fu una questione personale, fu una questione di braccio di ferro, ma parliamo insomma di quando era giovanissimo, 12-13 anni fa. Però devo dire che abbiamo intervistato Tempesta, non so se lei ha avuto modo di sentirlo. Veramente ogni giorno credo che qualcuno dovrebbe ascoltare discorsi di Biagio Tempesta, perché veramente lo spessore, la qualità, la capacità di analisi. Beh, è sicuramente un uomo che ha dedicato oltre 50 anni della sua vita alla politica. L'ho fatto sempre in maniera molto attenta, ha ricoperto incarichi elettivi molto importanti, a consigliere regionale, a sindaco dell'Aquila. E quindi insomma poi lo conosco da quando ero bambino, quindi mi ho sempre apprezzato la capacità di ragionamento politico, ma anche questa sua straordinaria capacità ogni qualvolta si è candidato di costruire un consenso enorme sulla sua persona. Questo significa che è una persona che sa interpretare direttamente le esigenze della propria città o del proprio territorio. E credo
se non sbaglio, è proprio Tempesta, la mattina della maratona elettorale, ci ha parlato di questa parabola di gradimento molto breve rispetto ai partiti. Proprio nell'analisi poi del voto rispetto al risultato del Movimento 5 Stelle, credo che fosse proprio il sindaco Tempesta che appunto ci diceva bisogna fare molto, molto attenzione, riferendosi alla Lega, perché prova ne è il risultato del Movimento 5 Stelle in regione, la parabola di gradimento degli italiani sembra accorciarsi sempre di più. Questo potrebbe significare anche per voi di fare attenzione, nel senso che la parabola potrebbe, secondo lei, come la vede? Assolutamente, c'è l'attenzione in politica, soprattutto quando si è al governo di una nazione, di una regione, di un comune, deve essere sempre massima. Ce lo ricorda lo stesso Matteo Salvini, cioè non guardiamo ai sondaggi, non guardiamo alle percentuali che otteniamo alle elezioni, ma concentriamoci esclusivamente sul lavoro che dobbiamo fare. D'altronde gli italiani, così come gli abruzzesi, stanno premiando il progetto Lega perché ad oggi è l'unico movimento che realizza ciò che assume come responsabilità o come promessa durante la campagna elettorale. D'altronde i risultati che abbiamo portato avanti e quindi abbiamo ottenuto in questi primi mesi di governo ne sono la dimostrazione. La settimana prossima, ad esempio, sarà approvato anche alla Camera il decreto sulla legittima difesa, cioè tutto ciò rispetto a cui ci eravamo impegnati in campagna elettorale lo stiamo realizzando. Il consenso si costruisce con cose concrete, dando la dimostrazione che dalle parole si sa passare ai fatti, e credo che questo abbia e stia continuando a pagare il progetto Lega. Quindi è di tutta evidenza che nel momento in cui questo non avviene il consenso può scendere, anzi scende, e per fortuna dico io. Insomma, la Lega è un partito che ha una grande storia alle spalle, è composto da donne e uomini che hanno tutti una esperienza amministrativa e politica importante, tutti i miei colleghi parlamentari hanno un'esperienza in amministrazioni locali, quindi insomma sono persone e siamo persone che provengono e proveniamo dai territori che abbiamo amministrato, che ci siamo confrontati quotidianamente, giornalmente con i problemi dei rispettivi territori, e questo insomma dà una qualità nell'azione legislativa o amministrativa sicuramente migliore e sicuramente diversa rispetto ad altri. Nel quadro nazionale che cosa succederà con i vostri alleati Movimento 5 Stelle? Oggi voteranno sulla piattaforma Rousseau per il via libera appunto a Salvini, come la vede? Che cosa succederà? Cioè litigherete fino alle europee e poi dopo andrete d'amore e d'accordo fino alla fine del quinquennio di governo? No, Salvini ha detto che l'azione di governo deve essere scissa sia dalla questione che riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere che domani sarà discussa al Senato, sia dal fatto che non ci debbano essere ripercussioni eventuali sull'azione di governo stessa. Noi abbiamo detto che a livello locale continuiamo a essere alleati, ad amministrare con il centrodestra perché lo stiamo facendo bene. Matteo Salvini ha detto: ho dato la mia parola quando è nato il governo Lega 5 Stelle e la mia parola ha un valore molto importante, e quindi di conseguenza io non tradirò mai il patto che ho fatto con gli italiani, quindi non credo ci sia questo come problema. Certo è che io mi auguro che il Movimento 5 Stelle rigetti la richiesta di autorizzazione a procedere, perché Salvini ha operato nell'interesse nazionale come Ministro della Repubblica a difesa dei confini nazionali, quindi ritengo che sia assolutamente inaccettabile che un ministro possa essere messo sotto accusa o sotto processo semplicemente per aver svolto il proprio ruolo, tra l'altro che gli hanno consegnato gli italiani con milioni di voti e di consenso. Quindi mi auguro che questo accada, mi auguro che questo accada domani, e che oggi, a chiusura delle consultazioni sulla piattaforma Rousseau, insomma, gli amici militanti, i simpatizzanti del 5 Stelle sappiano fare le dovute considerazioni rispetto ad un fatto che insomma non ha proprio senso. Del resto anche il Presidente del Consiglio Conte, così come il Ministro Toninelli, così come il Ministro Di Maio, hanno in più di una circostanza sottolineato che quel tipo di decisione è stata di fatto assunta in maniera collegiale
dalla maggioranza di governo e quindi dal Consiglio, anche dal Consiglio dei Ministri. Quindi diciamo, dire, non si può mettere sotto accusa l'intero governo per aver svolto ciò che gli italiani avevano chiesto in maniera chiara attraverso il voto. Allora noi ringraziamo l'onorevole Luigi Deramo per la sua disponibilità per questo confronto. Grazie. Ringraziamo Caffè Buonissimo di Donna Zelinda che ci ha ospitato, si sentono i piattini infatti le cose. E allora grazie a tutti per la vostra attenzione, da Roberta Galeotti e da tutta la redazione del Capoluogo, buon inizio settimana. Grazie.